Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono molto contenta di farvi vedere le decorazioni che utilizziamo per addobbare la casa per il Natale, ma da esterno. Quindi tutto quello che abbiamo da utilizzare nel nostro giardino. Non vedo l'ora di iniziare a mettere tutto qui alle mie spalle, intravedete già qualcosina. Sono tutte cose che avevamo già, quindi già utilizzate anche negli anni precedenti, però credo di non avervi mai fatto vedere nel dettaglio. L'unica cosa in più che quest'anno abbiamo e che comunque da fuori si vede, si vedrà, sono appunto questi fiocchi di neve che ho preso su Maison du Monde. Tra l'altro, non so se metterli all'interno, quindi all'interno in casa, o se applicarli da fuori. Non c'è scritto, dopo vado ad aprirli e vedo qual è la soluzione migliore, come stanno meglio. Però a vederli così sembra quasi che vadano applicati fuori. Perché comunque mi piacerebbe, cioè mi piace l'effetto di vedere i fiocchi di neve da fuori e non da dentro, quindi penso di applicarli fuori, comunque dopo valuterò questa cosa. Da dove iniziamo? Direi di partire dal primissimo acquisto che ho fatto 2 anni fa ormai, quando è arrivato il periodo natalizio, ovvero le lucine da esterno. Queste le avevo prese in un negozio di giardinaggio e che durante, diciamo, da settembre fino a gennaio si occupa del Natale, ci sono tantissime cose. E ho preso queste qui tra le tante disponibili. Queste sono delle luci lunghezza 18 metri, fanno sia il bianco caldo che il bianco freddo. Ci sono delle impostazioni, quindi potete lasciarle sul bianco caldo, potete lasciare le luci fisse sul bianco freddo, potete farle lampeggiare bianco caldo o lampeggiare in bianco freddo, oppure si può passare in automatico. Luce calda, luce fredda, luce calda e luce fredda. Il primo anno avevamo fatto così. Dopo le ha comprate anche mia cognata, perché avendo la casa comunque vicina, stanno bene tutte e due le case illuminate. Quindi l'ha presa anche lei, però loro si sono sbagliati e hanno preso la versione che da bianco caldo passa a tutte palline colorate di tutti i colori, arcobaleno. No, non è bello. E quindi da quando insomma ce le hanno anche loro, le teniamo sempre sul bianco caldo, così sono uguali. L'effetto è bellissimo e andiamo ad avvolgerle intorno alla trave che abbiamo sopra il portico, praticamente dove c'è l'ingresso della casa, proprio sopra ai divanetti dove normalmente durante la primavera e l'estate teniamo i divanetti. Non vedo l'ora che vengano messe, stanno benissimo, d'accese sono meravigliose, quindi poi vi farò vedere tutto. Poi c'è questo gigante fiocco di neve, questo è a luce fredda, decisamente fredda. Questo l'avevo preso ancora anni fa quando abitavo con i miei genitori e lo tenevo in camera come sfondo dei miei video di Natale. Poi nel venire qui me lo sono ovviamente portato perché anche i miei ce l'hanno uguale, lo mettono sul balcone di solito. Io invece l'anno scorso l'ho messo sopra la finestra dello stanzino, praticamente sulla facciata laterale della casa. Sta benissimo anche perché abbiamo un finestrone molto grande, della misura perfetta per questo fiocco di neve, e quindi anche quest'anno andrò a metterlo lì. E anche questo d'acceso è meraviglioso. Ovviamente dopo vi faccio vedere tutto, perché adesso ve li faccio vedere un attimo così velocemente, però poi nelle clip successive potrete vedere l'effetto, insomma, finale posizionato. Da Lidl invece abbiamo preso questa renna, questa è a luce calda. C'è sia la renna che il pacco regalo, forse anche qualcos'altro. Io non mi sono fatta scappare niente, quindi ho anche il pacco regalo. La renna l'anno scorso l'abbiamo tenuta in giardino, vicino al vialetto, e anche questa sta benissimo. Infatti, quest'anno la rimettiamo sicuramente. Tra l'altro, adesso magari così non rende più di tanto, ma da accesa è davvero molto bella. Poi non costavano neanche tanto, adesso non ricordo perché appunto li abbiamo presi negli anni passati. Però sono quasi sicura che ogni anno Lidl li ripropone. Quindi secondo me potete trovarli anche quest'anno. E poi c'è il pacco regalo,
che è bellissimo. Questo qui l'anno scorso, o meglio sempre, l'abbiamo tenuto in casa, nell'angolino qui dove c'è la poltroncina bianca. Non so quest'anno se lasciarlo ancora qui o se metterlo fuori. Il problema qual è? Che avendo comunque soltanto una presa per la corrente fuori, devo tenere bene o male raggruppato tutto, quindi più o meno tutto nella stessa zona, e non vorrei esagerare, perché comunque sì, mi piacciono le decorazioni di Natale, ma non è che voglio avere neanche la casa che sembra di essere finiti appunto nella casa di Babbo Natale, e quindi devo un attimo valutare questa cosa, se tenere fuori anche questo oppure se come tutti gli anni mantenerlo, cioè tenerlo nell'interno della casa. Sono tutte cose da esterno, quindi non c'è problema, resistono tranquillamente, però volendo si possono utilizzare anche da interno. Valuterò. Adesso però vi lascio alle clip dove insieme andiamo a sistemare tutto quanto. Sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono le decorazioni, come abbiamo addobbato l'esterno, il nostro giardino per il Natale, e fatemi anche sapere se voi normalmente addobbate o comunque arricchite un po' anche il giardino, il balcone con le lucine di Natale, oppure se andate a fare soltanto l'albero, o comunque decorate soltanto l'interno della casa. Se il video vi è piaciuto, come sempre spolliciate, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Voglio cercare di essere il più costante possibile durante questo mese natalizio per tenervi compagnia più che posso. Quindi cercherò di pubblicare più video possibili, però ho ricominciato anche a lavorare, quindi questo è proprio un periodo molto impegnativo e ho un po' meno tempo rispetto a quello che avevo prima quando ero a casa, però ce la metterò tutta. Vi mando un mega bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!